Allora, siamo alla serata del Gallo d'Oro a Petriano con Virginio, un personaggio televisivo conosciutissimo da Amici, Situ Che Vales e tantissimi altri programmi, autore di tantissime canzoni. Hai presentato qui Italiani Brava Gente. Sì. E dopodomani cosa diciamo agli italiani che assisteranno alla finale del campionato europeo? La formazione italiana è composta da brava gente, Virginio? Mi sembra di sì, mi sembrano anche abbastanza, insomma, coesi, no? Mancini, sì, mi sembra che abbia fatto un bellissimo lavoro. Finora, insomma, si stanno tutti dando da fare e direi che io li ringrazio perché questo è un bellissimo mondiale. Quindi, europeo. Sì. Quindi è questo il bello anche di, no, del calcio. E Virginio, è una brava persona anche Berrettini, che affronterà a Wimbledon la finale contro Djokovic. È vero. Beh, devo dire che gli italiani, no, si stanno dimostrando nella musica, nello sport. Insomma, c'è un bel feedback, come dicono gli americani, no? Quindi sono contento di questo. Ecco, io un po' personalizzato la tua canzone, che comunque è dedicata, l'hai spiegato prima, a tanti soldati che durante la guerra hanno prestato servizio per il nostro tricolore. Ecco, la vuoi, esatto, raccontare, prende, ai nostri, in realtà, brava gente prende, sì, diciamo, spunto dal film di De Santis, che si chiamava appunto Italiani brava gente, e in realtà è rivisitata e resa un po' attuale, no, su quella che è la situazione di oggi, no? Noi in realtà viviamo una sorta di dopoguerra e io sono ottimista perché credo fortemente che gli italiani possano effettivamente darsi da fare per essere inclusivi e per rendere questo paese ancora di più il paese bello che è e il potenziale che ha. E questo spot per il turismo, ringraziamo Virginio, grazie mille e alla prossima. Grazie a voi. Grazie, Virginio. Grazie mille, buona serata.